Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come arrivare al Hilton Hotel di Osaka. Questa è la stazione di Osaka, prendete l'uscita centrale della JR, uscite da questa parte e andate verso destra. Qui a pochi passi si trova l'Hotel Hilton, ve lo dico tanto per avere un punto di riferimento, quindi stazione Hotel Hilton, e là dietro si trova anche il celebre Umeda Sky Building di cui vi parlo tra poco, e andate sempre verso questa direzione. Quindi procediamo insieme, sempre diritti di qua, veramente ci si arriva in pochi istanti, pochi minuti a piedi, e ovviamente ci sono anche altre uscite per questo hotel, principalmente da sotto, diciamo. Adesso vi ho fatto vedere questa uscita qua, tanto più che altro per farvi vedere come sono i dintorni dell'hotel e tutto quanto. Qui, come dicevo, l'Hilton con Hilton Plaza. Tra l'altro c'è un altro Hilton Plaza qui davanti, sono due edifici, quindi ricordatevi questa cosa anche per evitare di sbagliare magari la direzione. Laggiù vedete quell'affascinante edificio con quelle due torri, con dei vari riflessi, è molto bello, l'Umeda Sky Building, come dicevo prima, in cui è possibile salire anche all'ultimo piano per vedere la fantastica vista della città. La stazione di Osaka, qui nella zona nord della città, molto comoda per partire alla scoperta delle varie zone del Giappone. In particolare, da qui si arriva in solo 30 minuti a Kyoto, e poi ovviamente anche, non lo so, a Himeji, Kobe. Poi si può andare anche ad Hiroshima partendo da un'altra stazione poco più a nord di qua, e ovviamente tornare a Tokyo, insomma una buona posizione. Ovviamente, come spesso accade, ci sono varie esigenze, no? Quindi voi non è detto che vi possiate trovare bene qui nella zona di Umeda o male, non è detto. Per saperne di più, ovviamente vi invito a venire a visitare il mio sito www.marcotagni.it, in cui vi dico alcune informazioni proprio per decidere al meglio se dormire qua, dormire nella zona di Dotonbori Namba, che è la zona più a sud della città di Osaka, oppure se magari vi conviene di più dormire a Kyoto, eccetera, eccetera. Ovviamente in questo video non posso dilungarmi tantissimo per parlarvi di queste cose, perché altrimenti diventerebbe un video veramente infinito. E ho fatto appunto degli articoli sul mio sito in cui vi do diverse indicazioni. Intanto vi faccio vedere qua un po' di varie cose. La zona di Umeda, dove mi trovo in questo momento, che è la zona appunto a nord della città di Osaka, è un filo dispersiva, secondo me. Cioè, non è la classica pa parte impattante come può essere quella di Dotonbori e Namba, le zone più visivamente affascinanti della città di Osaka. Perché qui, appunto, come vedete, è tutto abbastanza, no? Grattacieli, varie cose, anche se vogliamo un po' elegantina rispetto alla zona di Namba. C'è da dire che però questa è la stazione, adesso noi andremo da questa parte, questa è la stazione, e da questa parte in pochi minuti a piedi si arriva nella zona di Kitashinchi, una zona un po' snobbata, diciamo così, dai turisti, ma proprio per questo, diciamo, affascinante veramente. Ecco, vi faccio vedere questo punto di riferimento, questa piccola salitina che porta a Ritz-Carlton di Osaka. Lì vi ricordo la stazione, qui dietro di me l'Hilton Plaza West, quello lì, scusate che ho mosso un po' veloce, e lì l'Hilton Plaza Est. Andate da questa parte. Prima non sono venuto da questa parte della stazione perché adesso stanno facendo lavori, quindi ovviamente ero partito da là per il video, ok? Sono venuto comunque di qua. Questa zona di Osaka è un pochino dispersiva, la zona di Umeda, rispetto alla zona di Dotonbori, che è un po' più attiva, più affascinante, forse anche per i turisti, soprattutto perché c'è questa strada di Dotonbori veramente impattante, con tutte queste insegne, questi colori. Mentre qui siamo un po' in una parte più tranquilla, però questa parte di Osaka ha diverse peculiarità. In particolare, dalla stazione, ecco che stavo cadendo, dalla stazione si arrivano in solo 30 minuti a Kyoto, da qui, quindi veramente vicinissima.
Poi c'è anche un'altra zona qua dietro praticamente che si chiama Kitashinchi, che potete raggiungere in più o meno 10 minuti o poco più dal vostro hotel. E nella zona di Kitashinchi ci sono un sacco di ristorantini e varie cose. La zona di Kitashinchi, come dicevo, è un pochino snobbatella perché dai turisti, perché non la conoscono, e forse anche per questo motivo la zona di Kitashinchi è più interessante rispetto alle zone tipo di Dotonbori e Namba, che sono più ricche di appunto occidentali che visitano il tutto. Splendida giornata oggi, un po' di vento come sempre qui in mezzo ai palazzi. Vedete, è una parte veramente elegante questa della città di Osaka, non la classica Osaka frenetica che vedete anche in altri miei video, ma una Osaka questa un po' più moderna, più affascinante dal punto di vista proprio architettonico. Qua in questa strada, adesso aspettiamo un anno secondo, andiamo a destra, quindi lo ricordo, stazione di là, sono venuto da questa parte. Qui davanti c'è il Ritz-Carlton, splendido hotel. Vedete, in davvero pochi minuti a piedi si arriva dalla stazione di Osaka a questo hotel, ci si mette davvero pochissimo. Poi ovviamente, come dico sempre, questi video devono essere dei piccoli punti di riferimento, tanto per farvi vedere la zona, tanto per darvi un'idea. È chiaro che poi non è detto che per voi questa sia la soluzione perfetta, non è detto che poi Umeda sia la soluzione ideale per quello che dovete fare per il vostro viaggio, come non è detto che lo sia Namba e Dotonbori. Dipende da cosa? Da tante cose di cui parlo sul mio sito, quindi io ovviamente in questo video non è che vi do tutte le informazioni, vi parlo di tutto e vi dico appunto tutte le varie casistiche, perché ne parlo nei vari articoli del mio sito. Andiamo da questa parte, ci siamo quasi. Via l'Alberato, vicino alla ferrovia. Andiamo ancora poco più avanti. Ed eccoci qua al Hilton Hotel Nishiumeda. Veramente ottima soluzione proprio per la vicinanza assoluta alla stazione centrale di Osaka e anche a tutta quest'area molto tranquilla e carina di Osaka. E ottimo hotel, proprio anche buon rapporto qualità-prezzo, perché essere così vicino a una stazione che vi porta in tutte le varie zone del Giappone è veramente, veramente qualcosa di ottimo, diciamo, per il vostro viaggio. Però per tutte queste informazioni, chiaramente, vi ho già detto cosa dovete fare. Hilton Hotel di Osaka, venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!